il numero 4, Javier Zanetti. Maglia numero 5, Neri Marco Re. E con il numero 1, Gianluigi Buffon. Numero 10, Francesco Totti. Numero 3, Giorgio Chiellini. Numero 21, Andrea Pirlo. La maglia numero 7, Cristiano Ronaldo. La nazionale dei cantanti. Mentre per quanto riguarda i campioni per la ricerca, abbiamo detto allenatore Michel Platini e poi il direttore tecnico è Nicola Penta. È pronto il calcio d'inizio con Carlo Conti. Sentiamo. No, guardate con chi sono, con Cristiano Ronaldo. Grazie di essere qua, Cristiano. Quel numero è importantissimo, 4-5-5-2-7. 4-5-5-2-7. Grazie, e il 7 non manca. Calcio d'inizio. Allora, calcio d'inizio per la nazionale dei cantanti con Ruggeri, bravissime professioniste, Simona Rolandi, Giorgia Cardinaletti. Occhio a Cristiano Ronaldo. Melissa Marchetto, intanto seguiamo l'appoggio Totti. Per Totti, ancora Cristiano Ronaldo. Di pensa nuovo che Totti. Coppia che sarebbe stata. Cristiano Ronaldo, certo che di là sarà complicato. Nedved. Albertini e poi c'è anche Tiziana Alla che è la telecronista della nazionale femminile per Rai Sport. Seguiremo naturalmente i mondiali femminili dal 7 giugno al 7 luglio con tutte le partite delle azzurre a cominciare dal 9 giugno. Vettel che vincono come giocatore pericoloso, vediamo un po', cross con il sinistro, libera Chiellini. Ancora Vettel, tiene viva verso Nedved, possesso per i campioni della ricerca. Il velo di Totti, il colpo di tacco di Cristiano Ronaldo ha preteso troppo anche dalle sue qualità. E poi Buffon. Allora Fabio, però un buon inizio. Progressione di Cristiano Ronaldo, vicino Vettel. Bellissimo davanti a Buffon. Vettel si allunga il pallone al momento decisivo, sfuma la prima opportunità. Ma Belli cosa ha fatto? È andato immediato a San Mario. Per play immediato. No, può esserci sempre per la Juve interesse, per briga. John Elkan. Vediamo le qualità tecniche di John Elkan, un buon passaggio per Cristiano Ronaldo. È partito. Ancora lui, è andato Belli davanti, non può essere un grande Totti, ostacolo. Totti. Cristiano. Ancora Cristiano Ronaldo all'interno dell'area di rigore, gioco di gambe, dribbling, finta, controfinta, passaggio, Totti, nessuno tira, Leclerc, Buffon. Totti. Sì, una sì. Bella parata di Buffon. Vedi che giocatore si sì. Battiamo le mani. Ma se voi siete d'accordo, sentirei subito il parere del nostro illustre parterre femminile. Loro sì che ci capiscono di calcio. Ecco, che cosa ne dite di questa rovesciata? Cristiano Ronaldo, Totti insieme, è una bella emozione. È giusta la situazione PlayStation che dicevano prima, però parlavate prima che di una situazione tricologica, importante in campo. Direi che Nedved difende tantissimo la fase delle mesh. Cioè, gli azzurri meglio Totti. Ai suoi. Oh, ecco. Il lancio, adesso un bel duello in velocità, Belli contro Ronaldo. La tiene in campo. È riuscito, no, palla fuori, segnalazione del primo assistente del signor Faverani. Accusato di avere mesh, una cosa veramente senza senso. No. Cristiano, tra l'altro, viene seguito come un'ombra. Totti, ancora Cristiano, è libero sempre Leclerc, è lui che dovrebbe segnare perché gli altri praticamente non tirano in porta quando arrivano dalle parti di Buffon. Elkan si ostacola con Leclerc. Elkan, non dite niente, non dite. A me non è dispiaciuto come tiro. Abbiamo bisogno di voi, sia la Fondazione Teleton che la Fondazione Piemontese per la ricerca contro il cancro, istituto che segue sia la cura che la ricerca contro il cancro e la cura contro il cancro. Ho avuto un flash, Pirlo stava per perdere un pallone a centrocampo sull'attacco di Ruggeri, poi dopo le cose sono tornate nella normalità. Si era nascosto alle spalle, visto il rigore, sì, poi sì, sembrava il falco e il gabbiano. Il cross ancora per Briga, solo Briga. Grande parata di Storari, e questa è una super occasione. Bella azione. Briga gioca. Ma anche Nicola Fabi che ha dato una gran palla. Adesso di nuovo Cristiano Ronaldo, che ha un po' arretrato il proprio raggio d'azione. Ecco, Cristiano Ronaldo sul filo del fuorigioco, Vettel. Scatta Vettel, posizione Vettel. Giudicata regolare, Vettel per Buffon, e spreca una grande opportunità come Cristiano Ronaldo contro l'altro numero 7 che avrà il mal di testa Shade alla fine di questa partita, perché è disorientato dalle continue finte di Cristiano Ronaldo, che adesso punta Paolo Belli, lo supera con una certa difficoltà, torna indietro Totti che stava pensando al cucchiaio, l'ho visto, l'ho visto, c'aveva proprio il John Elkan,
appoggio corto per Leclerc, non c'è una grandissima intesa, il pallone che termina fuori, il controllo delle operazioni, cari ragazzi, ce l'ha, ce l'hanno sì. I campioni per la ricerca, ma gli altri sono pericolosi in contropiede. Esatto. Ah, che numero. Quando si freggiava del suo pallone d'oro, adesso che succede, adesso che succede, guarda come scatta Vettel, Vettel è solo, lo aspetta Alberto. Cristiano Ronaldo, ma è andato in fuorigioco Vettel. Non gli hanno spiegato questa cosa. No, lui corre però, lui corre, non gli hanno spiegato questa cosa. Deformazione professionale, ha visto una pista libera, è andato. Ha visto un rettilineo e è andato. Fuorigioco, Vettel adesso... Fuori gioco di dentro, va bene, però insomma fino a questo momento sicuramente è interessante. Un bel palleggio. questo anche, lo so anche fare anch'io. Qua, anche questo qui, adesso che succede? Adesso Vettel è più attento. No! L'urlo! Eccolo qua! Vi posso dire una cosa? Non resiste. Non resisteva più. È un quarto d'ora che prova a far segnare tutti. Deve segnare. Non ha resistito. Segna Cristiano Ronaldo al 18° minuto. I campioni per la ricerca sono in vantaggio. Guarda questa giocata. Carlo, commentala tu. No, questa è una delle mie giocate. Gliel'ho insegnato io quando giocavamo insieme in Portogallo da ragazzini. Me l'ha detto anche. L'ha detto, vero? Sì. È il 29° gol stagionale. Abbiamo un grande campione, abbiamo tanti grandissimi campioni, ma sicuramente anche campioni di solidarietà stasera. Sì, no, bisogna ringraziare tutto il pubblico, tutta la gente che è venuto per questa bella cosa. Guarda, sinceramente è una bellissima serata, la gente che è venuto apprezza? Apprezzo lo spettacolo e grazie a tutto questo mondo, guarda. Grazie a te. Cerca il tocco centrale per Cristiano Ronaldo, poi Pirlo. Di nuovo verso Totti, campioni del mondo del 2006. Nedved, con il quale ci sono stati derby infuocati e sfide altrettanto infuocate quando Nedved è passato alla Juventus. Oh, l'ha presa di testa. L'aveva presa Leclerc. Comoda per Buffon, come si dice in questi casi, comoda. Bova c'ha un'intelligenza tattica favolosa. E con l'intelligenza tattica... Sì. Che numero bisogna fare? 4-5-5-2-6, ricordiamolo. Bravo. Leclerc, Cristiano Ronaldo contro Chiellini. Elkan. Non si era buttato Buffon. Si è disperato Cristiano Ronaldo. Buffon non si era tuffato. Tu dici che? No, ormai. Maggi, occhio a Cristiano Ronaldo, le finte. Fettel! Centrale, colpito Buffon. Sì, bello. Tare che si avvicini un compagno. È posizione regolare, regolare perché è partito al di qua della linea di metà campo. È l'occasione. È solo Briga. Adesso mai più. Mai più. Era una grande occasione, è stato bravo anche Storari. È stato bravo, però insomma in queste condizioni avrebbe potuto fare di più e regalare il pareggio alla Totti, nazionale di Cantanti. Prova! Ma ha visto Buffon dall'altra parte, ha visto la porta, ha visto questo pallone che gli faceva un po' cucchiaio, un po' scavino. E non ha resistito anche lui. Tiziana Alla, perché lei, lo ripetiamo, è la voce della nazionale femminile, mentre Nedved cerca questa soluzione e il riflesso di Buffon. Tiziana, qual è su il calciatore di Chiellini, che ti sta impressionando di più in questa sfida? Non parlo ovviamente dei grandi fuoriclasse. Assoluto di spettatori allo Stadio Olimpico dopo la ristrutturazione del 90. Nessun'altra partita è arrivata a quel livello. È stato un grandissimo successo e la partita fu vinta. Questo lo devo ricordare perché altrimenti quando torna a Saxaruga... Mi pare idea, ma lo sappiamo tutti. Non ero nel 92. Io ero già dove sto nel 92, sì, però a proposito di... Io forse ero magro, ma vabbè, non esageriamo. Attenzione! Come l'aveva piazzata? Elkan prova ad arrivare. Nel 92 giocava ancora a calcio come l'ha piazzata. Fettel l'ha piazzata e per poco Elkan non faceva 2-0. 92 primavera della Giretti Samp, su 3-1 notizia. Esatto. Un'altra cosa, non so se avete visto Shade, che deve aver avuto uno sdoppiamento di personalità, pensava di essere l'altro 7. Però non è che dobbiamo proprio ricordare tu, cioè in quel momento sta... Attenzione! Gol di Briga. Non voglio dire altro. Avete visto con quale attenzione Masini stava dettando le azioni di gioco? Perfetto. Grazie. Ma guardate il tiro dall'altra parte. Storari sul tentativo di Briga. E poi Conticini da terra, molto bravo. Disperato. Ma che palla aveva dato Enrico Ruggeri? Che palla aveva dato, ragazzi? No, veramente. Grande momento, guarda, un quarto d'ora c'è solo nazionale cantante. Leclerc, l'appoggio per lo scatto di Mick Schumacher, grande velocità,
Il pallone però è troppo lungo, non riesce ad arrivare. Guarda, ci aiuteranno a capire chi è entrato. Intanto ma Ruggeri vediamo. C'è sempre. Sì, Ruggeri è uscito, sempre è uscito a grandi Buffon, giocati. È uscito Buffon ed è entrato Benji nella formazione. Gigi Rosco, quarto uomo. Attenzione, errore. Fede. Lo spunto Fede. Di Fede che va via, cerca un pallo netto da lontano. Pallo! Che giocata! Stava per segnare un gol favoloso Fede, che si è involato ancora una volta sfruttando l'errore nell'allineamento della difesa. Va Fede, 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 Fede di nuovo solo Fede, solo davanti a Storari. Finta! Fede, due pali in due minuti, record mondiale. Assoluto record mondiale, due pali in due minuti, ragazzi, non ci sono i campioni della ricerca visto. Devono fare qualcosa dietro perché sono messi malissimo. Te lo ricordi Carlo? È molto equilibrata, molto intensa, che può girare da un momento all'altro. Pirlo verso Nedved, occhio a Nedved, si propone Mick Schumacher, palla per lui, la mette giù, può andare col destro e questa è un'occasione. Favore, niente Ferrari più in campo. Attaccano adesso i campioni per la ricerca con Nedved, c'è spazio ancora per Mick Schumacher, pericolo costante sulla corsia di destra. Bello! Il cross stava per diventare un tiro imprendibile per Benji, ma il pallone termina sopra la traversa. Oddio, un panino, sul ho visto un panino. Chissà cosa sta girando. Sorpresa, sorpresa. Cerca 4, un tunnel 5. Pirlo su Ruggeri, 5. Recupera il pallone, vai Carlo. 4-5-5-2-7 il numero della solidarietà di questa sera. Vestri, Maxi Azzè, ma io non sapevo che fosse così forte, a caso mi smettisce l'ha bruciato, l'ha bruciato. Il povero Niccolò Fabi, l'appoggio di Nedved, Pirlo non tira la passaggio, bravissimo ancora Benji. Le prende tutto. Bravissimo. Si è saltato bene. Sara Cinesca bene. Adesso stanno venendo fuori i campioni per la ricerca che attaccano a pieno organico. Nedved prende la mira, la conclusione e con i pugni. Si salva Benji che deve liberarsi. Attenzione, del pallone. No, prende passaggio, scivola Storari e poi il vantaggio della nazionale dei cantanti che segna il gol del 2-1 dopo questo. Anzi, do la linea ai nostri commentatori ufficiali per raccontarci il rigore. Io non mi permetterei vai, mai. Cioè, Pirlo contro sì. Benji, calcio di rigore, il maestro, l'Italian maestro contro Benji, Pirlo! 2-2. Pallo, rete, ma torniamo alle Pirlo cose serie e importanti. Quindi, ci auguriamo che sia proprio così, no? Palo e rete, qualche volta la ricerca. Giovinazzi con una bella azione personale ha incrociato il sinistro, Benji questa volta si è allungato, insomma, con uno stile non impeccabile, a dire la verità non è riuscito ad arrivare sul pallone. Fatto sta che i campioni per la ricerca passano in vantaggio 3-2 sulla nazionale cantanti. Di Benji e poi di Tanno da due passi, ma recupera ancora Benji dopo la traversa che stava per determinare appunto il Benji, quarto gol. Attenzione a prova Benji. Da solo, va via, mostra una grande abilità sul piano tecnico, ma anche velocità. Strepitoso da Mick Schumacher, sta per cadere, inciampa, perde il fischio ancora Benji che respinge con i piedi, ma arriva il fischio finale di Rizzoli. Hanno vinto per 3-2.